Nessun uomo si aprirà con il proprio padrone, ma un amico di passaggio, a chi non viene per insegnare o per comandare, a chi non chiede niente e accetta tutto, si fanno confessioni intorno ai fuochi del bivacco, nella condivisa solitudine del mare, nei villaggi sulle sponde del fiume, negli accampamenti circondati dalle foreste, si fanno confessioni che non tengono conto di razza o di colore. Un cuore parla, un altro ascolta. E la terra, il mare, il cielo, il vento che passa e la foglia che si agita, ascoltano anche loro, il vano racconto del peso della vita. Questa è una frase tratta da Cuori di Tenebra di Joseph Conrad, libro a cui Far Cry 2 è liberamente ispirato, che credo riassuma perfettamente i contenuti, le tematiche e i momenti più significativi di Far Cry 2. Un gioco figlio di un intento creativo audace, che per anni è rimasto nell'ombra, incompreso. La sua presenza nota, il suo magnetismo nullificato. Certi giochi possono durare a lungo nonostante non siano fatti per durare tanto tempo. Rispetto a un gioco di ruolo in cui ci sono avanzamenti di livello, svariate missioni e questline secondarie a finali multipli, o rispetto a giochi in cui la trama è artificialmente tirata per le lunghe, Far Cry 2 può essere finito con rapidità ignorando molte parti di cui è composto, o con estrema calma portando tranquillamente i vari fardelli che siano addosso. A giocatori ben navigati può apparire semplice, mentre l'altri sembrerà come lo definisco sempre, ostico, arduo. Può essere apprezzato come un'esperienza massacrante che tempra e si pone in modo serio, oppure essere denigrato per lo stesso motivo. I tanti dualismi di Far Cry 2 lo hanno reso ciò che è oggi, un gioco di culto, secondo chi gli ha attribuito questa onomea, che non ha ricevuto l'apprezzamento che meritava all'uscita e con cui il tempo si è dimostrato galantuomo. In questo video stiamo per analizzare tutto ciò che ha costituito la sua caduta e come si è verificata la sua ascesa. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e mettere mi piace a questo video, quantomeno per supportare la dedizione di un creatore di contenuti che prova a parlare di un gioco in cui la soggettività è croce o delizia. Rispetto al precedente video che porta lo stesso nome, non potrò parlare di Far Cry 2 chiamando in causa solo il suo predecessore, perciò il video seguirà questa linea programmatica, i cui timestamp si trovano in descrizione, insieme a diversi link. Allo stesso tempo, anche Far Cry successivi meritano un minimo di menzione per poter permettere il confronto con Far Cry 2, per cui, senza ulteriore indugio, cominciamo a parlare della nascita di Far Cry. È il 1999 e a Coburgo, una città del nord della Baviera, Shevat Yerli e i suoi fratelli Avni e Farouk fondano Crytek. Nello stesso anno presentano all'E3 la tech demo Exile Dinosaur Island, creata con il primo CryEngine. La tech demo in questione, che pochi mesi più tardi divenne un benchmark ufficiale di Nvidia, si era fatto notare anche da una certa Ubisoft, ma a livello globale si era distinta per l'utilizzo di una tecnologia di rendering che permetteva una distanza di visualizzazione senza precedenti al tempo. Con l'impiego del CryEngine, Crytek stava lavorando al suo primo gioco, mostrato nel 2000 in forma privata, sempre all'E3. Engalus doveva essere uno sparatutto cyberpunk con elementi ruolistici, ma fu poi cancellato. È qui che Ubisoft bussa alla porta dei fratelli Yerli e gli chiede di sviluppare un AAA con lo stesso motore che dà vita a Exile. Nel 2004, infatti, Far Cry segna un importante punto nel mondo dei videogiochi, provando che delle enormi mappe renderizzate fedelmente a schermo da un motore grafico miracoloso non erano più una realtà distante. La fama di Far Cry e di Crytek, in effetti, arriva a molte orecchie, sia quelle di normali videogiocatori che possono constatare anche la solida natura ludica del titolo, sia quelle di un altro publisher, Electronic Arts, con il quale Crytek stringe un accordo per creare un altro franchise, sempre con l'uso del CryEngine, ma volta a dimostrare che le potenzialità di quel motore non si limitavano a un Far Cry. Cominciando dunque ad evolvere esponenzialmente il motore fino a doverlo chiamare CryEngine 2, Crytek viene ufficialmente consacrato come lo studio che fa le cose graficate all'uscita di Crysis nel 2007. Di nuovo distintosi agli occhi del mondo per una resa grafica ancora più fenomenale, ma anche per la sua interazione con l'ambiente.
Probabilmente a causa di questa partnership, Crytek scelse di cedere i diritti di Far Cry e anche la licenza perpetua di utilizzare il primo CryEngine ad Ubisoft, il 30 marzo 2006. In quell'anno e nel precedente, infatti, escono ben 4 Far Cry sviluppati da Ubisoft: Instincts e Instincts Evolution per Xbox, Instincts Predator per 360 e Vengeance per Wii. Si tratta di tentativi poco riusciti di adattare l'originale Far Cry a differenti piattaforme, storyline e meccaniche. E con questa nota bassa, il personaggio di Jack Carver esce di scena per permettere una rinnovata libertà creativa al team che avrebbe sviluppato un gioco principale. Insieme a Jack spariscono molte altre cose, tra cui il 97% del codice del motore grafico. Il CryEngine era stato preso come base di partenza per fare una deviazione importante. Anziché essere una versione potenziata e più pesante dell'originale, il Dunia Engine nasce con l'obiettivo di proporre una rappresentazione più realistica possibile, nel 2008, del ciclo giorno-notte, del cambiamento delle condizioni atmosferiche e della propagazione del fuoco. Tutto questo in grado di girare anche su una console, senza effettuare rimaneggiamenti tattici come era stato con il CryEngine. Il lavoro svolto con il Dunia in Far Cry 2 ha del miracoloso. Non miracoloso alla pari del CryEngine 2, ma al tempo i due giochi con la grafica più realistica erano Far Cry 2 e Crysis. I dettagli presenti nel gioco sono ricordati ancora oggi come uno dei punti più alti mai raggiunti dalla resa realistica in un videogioco, e vengono ciclicamente riesumati per essere lodati come se fosse la prima volta. Ho scelto di connettermi a Far Cry 2 con il motore grafico proprio perché è la prima cosa che viene in mente ormai, quando si parla di lui. Un gioco tecnicamente avanti rispetto al suo tempo, con una grafica e una fisica realistiche, con un'attenzione al dettaglio impressionante. Ed è ancora sul motore grafico che scelgo di connettermi al prossimo punto, con una nota riguardo il suo nome. In arabo, Dunia significa mondo. Il nome perfetto per evidenziare il passaggio dalla linearità al mondo aperto, appunto. Poiché Jack Carver non è più fra noi, o meglio, non si sa se lo è ancora, senza infilarci in teorie sull'universo condiviso, Far Cry 2 ha sempre trovato molte difficoltà a classificarsi come un vero e proprio sequel, tanto più come seguito diretto di un'avventura per fermare lo scienziato cattivo e salvare la ragazza, la trama dal sapore action movie anni 80 per eccellenza. Anziché avere una struttura lineare articolata in una ventina di livelli molto aperti che fanno scambiare il genere per open world, Far Cry 2 ha un open world vero e proprio. A dirla davvero tutta si dovrebbe parlare di open map, essendoci due macro aree, ma per semplicità continueremo a chiamarlo open world. Se nel primo gioco la linearità dei livelli poteva dare vita a grandi spazi da attraversare su un veicolo o sul deltaplano, ma riusciva ancora a offrire porzioni più puramente da corridoio e anche verticaleggianti, nella maggior parte dei livelli era chiuso, Far Cry 2 è un'enorme distesa orizzontale che più che altro si articola in biomi e un elevato numero di location. Il deserto, la savana, la giungla, l'area fluviale e lacustre hanno al loro interno hangar dismessi, bidonville, un'oasi, il capolinea di una tratta ferroviaria arrugginita, un villaggio, una serra, una prigione, un bar accanto al molo e due città. Punti di riferimento ascrivibili agli avamposti dei giochi successivi o a determinati luoghi di interesse del precedente, ma la cui rilevanza all'interno dell'open world non è altro che di smistamento. Questi sono i posti che bisogna raggiungere per completare le missioni, nella maggior parte dei casi, che sia rubare dei documenti o eliminare una persona, in cui si trovano sempre di base molti nemici. Una soluzione ottimale per non aggiungere artificialmente dei nemici legati alle missioni, o quantomeno non aggiungerne più di uno. Prendere una macchina e percorrere una strada sterrata in mezzo alla savana, o prendere una barca e aggirarsi lungo l'acqua fin dentro il folto di una giungla, con imponenti alberi che coprono il sole. La musica di accompagnamento, l'assenza di HUD a schermo, una mappa che è poco più che un pezzo di carta da cui togliere ritmicamente gli occhi per evitare le sorprese, dà la sensazione di discesa nel cuore di tenebra. Ispirazione che il gioco non nasconde né nella sua ambientazione, né in alcune tematiche trattate, e nemmeno nello scopo del viaggio. Attraversare l'open world di Far Cry 2 significa quasi sempre viaggiare da un punto A a un punto B, che sia per svolgere una missione principale, una secondaria o fare rifornimento di armi, munizioni e cure. Cure che possono essere siringhe per ripristinare la salute o pillole per contrastare gli effetti della malaria. Nel tragitto da A a B passa del tempo e spesso capita di sparare anche più di qualche decina di colpi. O ancora di più, visto che se si batte all'indietro lo stesso percorso di andata, al ritorno saranno già respawnati i nemici ai posti di blocco. L'uso delle armi e l'avanzamento del tempo sono le cause dei due più vistosi pilastri del game design di Far Cry 2, i quali consistono in due meccaniche che al tempo frenavano la gran parte dei giocatori che sceglievano di sottoporsi al gioco. Il decadimento delle armi, artefice dell'inceppamento sempre più frequente che culmina nella distruzione dello strumento, e gli attacchi di febbre dovuti alla malaria, che limitano i movimenti, annebbiano la vista e stordiscono con il minaccioso suono della malattia che progredisce. Ciò che rende questo gioco un first person shooter, le armi, qui è in realtà sintomo di depotenziamento. La meccanica dell'inceppamento non è un semplice pretesto per aumentare il livello di sfida e costringere il giocatore a variare il playstyle, ad adattarsi, a curare l'armamentario.
Ha senso inserita in questo contesto? Fallout 3 e New Vegas hanno una meccanica simile ed ha senso nel loro contesto perché si tratta di shooter post-apocalittici con armi vecchie riesumate dalle ceneri dopo la caduta delle bombe. Alcuni horror e survival horror lo fanno perché scaturisce tensione dall'inaffidabilità di un'arma quando dovresti trovarti contro un nemico che non andrà mai giù in un colpo solo. In Far Cry 2 ci si trova in un ambiente che se ne frega di te e della tua arma. Pioggia e sabbia sporcano più in fretta i tuoi strumenti di morte, che si inceppano e ti esplodono in mano nel mezzo di uno scontro a fuoco. Questa meccanica trascende la difficoltà. Le armi sono l'anticristo mediatico dei videogiochi, sono ciò che corrompe nell'anima i videogiocatori, almeno secondo giornali e giornalisti attaccabrighe. Perché un gioco dovrebbe rendere il punto di riferimento per identificare il suo genere qualcosa di così poco affidabile? Anche la K-47 d'oro si rompe, prima o poi. Nemmeno lo sfarzo è per sempre. Il più grande nemico di Far Cry 2, in verità, è la malaria. È un nemico così grande perché in sostanza non può mai essere sconfitto. Nei giochi, normalmente, il pericolo è rappresentato dalla pericolosità dei nemici, dalla loro quantità a schermo o anche dalla loro grandezza a schermo. In Far Cry 2 il nemico è la natura. La malaria è una malattia, ed è un predatore invisibile che hai già dentro di te e che non ti darà mai tregua, e te l'ha inflitto un insetto tanto piccolo che si poteva schiacciare senza neanche farci caso. Nel primo Far Cry la natura era alterata, i mostri che risultavano il problema più grande da affrontare nei livelli, in particolare quelli più claustrofobici. Erano animali ed esseri umani con un folle skip evolutivo di chissà quanti milioni di anni, ma servivano perché fossero terrorizzanti. Da Far Cry 3 in poi la natura è qualcosa di utile. Tigri, branchi di lupi o d'orsi, eliminare gli animali serve per creare fondine e borse più capienti oppure fare soldi facili. Avventurarsi all'esterno è conveniente, divertente e remunerativo. In Far Cry 2 invece, il solo scorrere del tempo è un problema, perché significa che il prossimo attacco di febbre arriverà prima. Questi sono solo i più grandi motivi di dissuasione fra i giocatori di Far Cry 2. La direzione più visibile di un game design che rende chiaro fin da subito che i sistemi di cui il gioco è composto lo isolano dagli FPS tradizionali, quelli che all'inizio del millennio hanno ricevuto un'indicazione prima da Half-Life ed Halo, e poi da Call of Duty e Battlefield, chi nella modalità single player, chi nella modalità competitiva. Non sei un soldato addestrato che si distingue in battaglia o la risorsa più preziosa dell'umanità. Non sei dotato di poteri o tecnologie e gadget all'avanguardia che ti permettono di superare situazioni estreme. In poche parole, non sei nessuno. È stato il direttore creativo di Far Cry 2, Clint Hawking, a inserire queste meccaniche. Egli era già un veterano di Ubisoft ai tempi, con ruoli di rilievo come Splinter Cell e Splinter Cell Chaos Theory nel curriculum, e più di recente è stato anche direttore creativo di Watch Dogs Legion. È dovuta a lui, infatti, la meccanica del Play as Anyone. Ora è stata assegnata alla direzione creativa di Assassin's Creed Infinity, insieme al direttore creativo di un altro gioco, di cui potrei parlare in video simile a questo, in futuro. Clint Hawking, insomma, sapeva quello che stava facendo col suo terzo genito, con queste meccaniche e questa costante ostilità della natura e delle persone attorno al giocatore. La sua visione si è realizzata. In Far Cry 2 non c'è angolo, persona o meccanica che non ti ricordi costantemente che il mondo ti è ostile. Per strada non si trovano alleati o civili, solo nemici. Gli stessi a cui le armi non si inceppano, le munizioni non finiscono e che non soffrono di malaria. Sui loro corpi i colpi sono estremamente limitati e le armi in condizioni precarie. È un modo che il gioco ha di dirti che non hai risolto nulla. Lo scontro continua, ma è uno scontro concettuale. Quando incontro un nemico non ti devi importare se è di una fazione o di un'altra. Mors tua, vita mea. È grottesco come Far Cry 2 riduca ancora più all'osso lo scontro concettuale uomo contro uomo. Non devi uccidere per nessun motivo, se non quelli garantire la tua sopravvivenza. E i nemici fanno lo stesso. C'è qualcosa di primordiale quando si innesca lo scontro. È volontà di potenza. Non c'è davvero null'altro. Uccidere non deve essere divertente, il gioco non vuole che lo sia. La guerra è terribile, è immorale ed è sporca. Dal canto suo Far Cry 2 offre la possibilità di salvare la partita ad ogni armeria, rifugio, punto di viaggio rapido, ma anche quartier generale delle fazioni o rifugi di civili in attesa di esodo, cioè luoghi dove cominciano le missioni principali e terminano le missioni secondarie di approvvigionamento delle medicine. Ma tra un luogo per salvare la partita e l'altro ci sono malaria, ruggine e sangue. La caduta che fa da titolo al video è espressa dalla ricezione che il grande pubblico ha avuto nei confronti di queste meccaniche. Far Cry 2 si è trovato nella difficile posizione di riprendere un nome che era diventato celebre per la libertà di movimento e la resa grafica nel mondo di un videogioco, e rimodularlo perché tale nome avesse un significato. Far Cry non significa letteralmente pianto o grido lontano, infatti. È bensì un'espressione idiomatica inglese che crea termini di paragone. Quando qualcosa è un Far Cry da qualcos'altro, significa che il primo termine utilizzato è, cercando di italianizzare il più possibile, ben lungi dall'essere qualcos'altro. Significa quindi che il primo termine di paragone è estremamente diverso, lontano dal secondo termine di paragone, e che al contempo è in posizione di svantaggio, per bene o male che sia. Cosa volesse indicare in Far Cry 1? Probabilmente la lontananza dalla normalità, avendo il gioco un setting che pone contro il giocatore la follia genetica di mostri derivati dal genoma umano nella fattispecie. In Far Cry 2 il titolo esprime per l'appunto due significati. Uno relativo al contesto del gioco in sé e l'altro al gioco fuori di sé.
Il setting mostra la distanza fisica e concettuale di questo stato africano da ciò che è percepito come normale, il mondo civilizzato, l'Occidente. Uno stato in cui regna l'anarchia e il potere si misura in piedi di corpi senza vita, poco importa se civili o militari. Esiste uno scontro sopito che un occidentale non vive davvero finché a casa sua, lo scontro uomo e natura, che qui non si compone di animali selvaggi, caldo asfissiante e disidratazione, ma di smarrimento nella vastità del mondo, tant'è che gli unici posti in cui si è davvero al sicuro sono i luoghi al chiuso, bar, armerie, rifugi, uffici. Al contempo, fuori di sé. Farcry 2 è ben lungi da essere uno sparatutto normale. Non sei un soldato addestrato, non sei l'ultima speranza dell'umanità, non hai poteri o tecnologie all'avanguardia, non sei l'eroe che sei in altri giochi. Per far passare il messaggio, il gioco deve farti capire che non sei nessuno, con tutte le sue stratagemme di qui sopra. Cosa fare in questo mondo ostile è anche quello che serve fare per garantire la sopravvivenza, o al limite, aumentare le probabilità di salvezza. Nel gioco si può ottenere la valuta in tre modi diversi, accettando missioni principali, completando missioni secondarie e trovando in giro per le mappe valigette che contengono la moneta di scambio, diamanti grezzi, il primo passo di una catena di rivendita che li porta attraverso le mani dei contrabbandieri e del mercato nero fino in Europa. L'inflazione potrebbe mandare a quel paese l'economia di una nazione nel giro di una giornata, e a quel punto una banconota da 500 euro varrà quanto la carta straccia. Ma i diamanti non perdono valore, ci penserà qualcun altro a tagliarli perché questi sono grezzi, come Farcry 2. Accettare le missioni principali dà più diamanti in assoluto, e si ricevono appena comincia la missione. Un buon modo di comprare la fedeltà del mercenario di turno. Non c'è possibilità di scelta, è lavoro sporco, ma è ben pagato. Una voce misteriosa che contatta il giocatore tramite il suo cellulare e i piedi di una torre radio imporrà sempre un contratto di omicidio. Paga standard, in diamanti grezzi, trasferita sul tuo conto al lavoro fatto. Chi sia, non c'è da saperlo, e dopo tutto non veniamo pagati per farci domande. Quei diamanti servono più a noi che ad altri. Il contesto in cui si trovano le valigette contenenti un solo diamante dal valore compreso fra 1 e 3 narra delle piccole storie. Qualcuno ha provato a fuggire ma è precipitato, un altro è stato intercettato e morto in uno scontro a fuoco, un altro ancora l'ha nascosta per tornare a prenderle in un altro momento. Questi sono minuscoli dettagli quasi insignificanti che dimostrano un modo di raccontare delle storie molto particolare e di rendersi sottofondo di una storia più ampia. Narrativa silenziosa, benché è solo una minima parte del quadro più grande che compone la lore di Farcry 2. Chi arriva nello UAC, lo stato africano senza nome, è sempre un mercenario, un contrabbandiere o un giornalista. Ma non è una persona che corrompe con il diamante. È il mero possesso del diamante che corrompe. Il tutorial finisce quando si compra la prima arma. Che sia una pistola, un fucile a pompa o un fucile d'assalto, bisogna pagare un contrabbandiere affinché si possa entrare in possesso di un'arma da fuoco. Potenti o scrausa, tutte le armi acquistate saranno sempre disponibili presso ogni armeria del gioco, con un ricambio infinito, e saranno sempre in condizioni ottimali. Ma ottimali è solo un modo di dire che cominceranno a malfunzionare più tardi. E se non te ne liberi per molto tempo esploderanno nelle tue mani. Una fine poco dignitosa per un'arma al termine della sua carriera. Anche le armi fresche di respawn sono coperte di graffi, sembrano maltrattate, riesumate. Questo perché ogni arma che si trova nello stato è vecchia. È veterana di guerre e conflitti passati, la vera vincitrice di quegli scontri. Una manna dal cielo dal 1989 fino al 91 forse, ma non è più così. Io guadagno dalla loro circolazione, metti che ci sia una tregua in Liberia e che le due fazioni si disarmino. Pensi che sotterrino 2000 tonnellate di armi? No, le vengono a me e io le rivendo ovunque stia per scoppiare una nuova guerra. Le stesse armi sovietiche dell'89? Ma circa la metà. Il resto proviene soprattutto dai vecchi eserciti europei dopo l'abbandono delle colonie negli anni 60 e 70, armi francesi, olandesi. Allora alcune sono molto vecchie, sono state vendute e comprate di continuo. Mica sono biodegradabili. Anche le armi che si comprano presso le armerie sono armi dello sciacallo. Tu stai soltanto foraggiando ulteriormente il suo giro di contrabbando, stai facendo arrivare diamanti sporchi, strappati alle miniere da minatori schiavizzati da PR e UFLL indiscriminatamente nelle sue mani, in cambio di armi che non funzionano neanche bene. Tutto questo si basa su un giro che esiste davvero nel mondo. Si stima che circa metà dei diamanti di tutto il globo provengano da miniere dell'Africa centrale e meridionale e sono estratti da organizzazioni paramilitari. Buoni incubi. Ne valsa la pena? Ci troviamo ancora nella sezione che si chiama Caduta e il discorso infatti sta ancora esplorando le motivazioni per cui Farcry 2 non ha mai fatto il proverbiale botto. La settima generazione di console è ormai l'attualità e lo sarà per almeno altri 5 anni. Il mondo del videogioco ha attraversato periodiche fasi di cambiamento ed assestamento. Nel 2008 quasi tutti i first person shooter cominciavano a puntare alla storia, vista l'espansione ormai massiva dell'industria sul mercato console e vista la difficoltà di partorire un motore grafico che al contempo mostrasse i muscoli su PC e girasse dignitosamente sull'hardware standardizzato verso il basso delle console. Anche perché, a che serviva rivaleggiare con Crysis se il risultato sarebbero state vendite inferiori? Call of Duty 4 e 5, Bioshock, Ghost Recon Advanced Warfighter, Battlefield Bad Company, sono tutti FPS usciti anche su console, del 2006, 2007 e 2008, con una componente narrativa importante.
Addirittura si potrebbe aggiungere anche Fallout 3, se ammettiamo un gioco di ruolo con visuale in soggettiva. E Stalker, se ammettiamo anche le esclusive PC. Far Cry 2 non riuscirebbe a entrare in questo elenco perché è privo del requisito minimo, una componente narrativa che sia motivo d'acquisto. Le ragioni per acquistare Far Cry 2 erano ben altre, infatti. Se chiedi in giro adesso, il primo cardine di Far Cry 2 risulterà essere la grafica, a cui seguono i dettagli e il fuoco. E spontaneamente verrà aggiunto anche in modo totalmente gratuito un richiamo verbale ai successivi Far Cry, colpevoli di non presentare quella stessa cura nei dettagli. Non lo sciacallo, antesignano prototipo del villain su cui puntare molto da quel momento in avanti. Non l'esperienza brutale, originale a cui si veniva sottoposti, motivo più che altro di critiche che l'hanno fatta scomparire alla svelta. Non la linea filosofica di fondo, ignorata e bypassata dai più. Il mero piano tecnico. Ma è una scelta biasimabile? La storia di Far Cry 2 si può notare nelle missioni con cui cominciano e terminano i tre atti di cui è composto il gioco. Tutte quelle che si trovano nel mezzo non sono altro che incarichi assegnati dalle fazioni belligeranti per minarsi l'una con l'altra. Il massimo che si può trarre da loro è della lore riguardante il mondo del gioco, e anche in relativamente poche. Come se non bastasse, preferire una fazione o l'altra non cambia l'andamento degli eventi, e nelle missioni in cui cambiano gli atti il giocatore è semplice spettatore o mero ex machina. Ironica la consapevolezza di affrontare la prossima sezione di questo video, sapendo che sei ancora più nessuno di quanto eri fino a poco fa. Per il solo scopo di questa macro sezione utilizzerò il sistema delle persone verbali, in modo da poter parlare di singoli o gruppi a compartimenti. Tu non sei nessuno. Il giocatore è un mercenario e il suo incarico uccide lo sciacallo, il bastardo che rifornisce a PR o FLL di armi. A differenza di Far Cry 3, in cui hai diramazioni di obiettivi che vanno dal salvare gli amici a raccogliere e sfruttare i propri istinti predatori, contrastando la giungla e i pirati, Far Cry 2 non dà al personaggio giocante una vera motivazione. È uno straniero in terra estranea. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere soltanto un pedone su una scacchiera strabordante di sabbia. Da chi è stato assoldato, non c'è da lo saperlo. È importante sapere perché? Nemmeno. Dopotutto, non veniamo pagati per fare domande. L'unica domanda con una parvenza di utilità viene posta all'inizio. Chi vuoi essere fra questi personaggi? Possiamo selezionare chi controlleremo fra 9 persone, che hanno un nome, un'età, un background culturale e lavorativo diversi. Ma all'atto pratico? Cambierà soltanto di che colore e con che saranno decorate le braccia e le mani che vedremo davanti a noi. Un ex guardia del corpo, uno dal passato criminale o un ex militare di una nazione lontana sparano, ricaricano, riparano una macchina e si spengono le fiamme di dosso nello stesso identico modo. Strano che una qualunque di queste persone sia tanto depotenziata nel gameplay nonostante la sua esperienza, mentre Jason Brody scala la catena alimentare restando poco più che un ragazzino. È un'inconsistenza estetica, nonché un modo di dire che tu non sei nessuno. Lo sciacallo è la prima persona certa di questo gioco grammaticale. È anche la prima persona con cui ci si relaziona direttamente, o meglio, è lui che sceglie di relazionarsi con te. E la prima cosa che fa è schernirti. Si avvicina, ti dice in faccia che non puoi fare niente, legge indisturbato il tuo diario. Ma nonostante dica egli stesso che lui è quello che decide chi vive e chi muore, quando ti punta contro la pistola, non preme il grilletto. Si limita a citare al di là del bene e del male e poi va via. Dopotutto, è uno sciacallo, non il leone. Che si tratti di bambini, animali, signori della guerra. Nessuno si accontenta di avere una parte, vogliono tutti quella più grossa. E la parte più grossa non va alla scimmia o alla giraffa, ma al leone, perché è il re. È così che funziona da milioni di anni, prima che gli uomini iniziassero a dire il contrario. Forse è così che deve funzionare. Ma tu non sei il leone, ti chiamano lo sciacallo. Shh, a volte lo sciacallo ruba la parte più grande al leone, però non dirlo a nessuno. Lui prende quello che resta, si approfitta del lavoro sporco fatto da altri, non va a caccia. Perché non farla finita di eliminare la preda, per magra che sia e con la malaria, per giunta? Probabilmente per provare un punto. Non gli serve una preda a uccidere, lui non uccide, lui decide soltanto. La presenza dello sciacallo nella Bibbia è sinonimo di desolazione. È un tipo di animale estremamente ambiguo, non è codardo come una iena e non è fiero come un leone, eppure sopravvive da decine di migliaia di anni. Allo stesso modo, il suo personaggio è ambiguo. La sua moralità è fumosa, non parteggia per nessuna fazione né ideale, non si capiscono i suoi fini. La sua identità rimane per sempre un mistero. Negli anni, fan e testate giornalistiche hanno speculato a lungo su chi fosse realmente, e sono tutti giunti alla stessa ipotesi. Lo sciacallo, altri non sarebbe che Jack Carver, gli indizi contenuti nel suo nome, nel suo vestiario e nel nome che hanno le sue texture. Ma non vi dirò se questa teoria è confermata o meno. Ruben Oluwagembe scrive nel suo blog che potete visitare per davvero, a questo link, che lo sciacallo è sempre anonimo quando sei con lui, fa quasi paura. Lo sciacallo non è un folle psicopatico che rapisce e vende i tuoi amici, non è un tiranno che ce l'ha con la tua gente, non è il leader di una setta convinto di star facendo del bene con i suoi rapimenti, battesimi ed espiazioni forzate. Non è, in un certo senso, la Nemesi. È una persona quadrata, ma irregolare, lo si può capire dalle sue registrazioni.
In una dà la colpa della guerra agli stessi africani, in un'altra parla dell'ipocrisia dell'Occidente, poi simpatizza con un ragazzo che è morto e ridicolizza un guerrigliero morente. I vari report che abbiamo a disposizione fanno capire cosa pensa la gente. Qualcuno crede sia un mito, uno spauracchio messo apposta per non far indagare i giornalisti. C'è chi crede che sia in realtà tutta opera della PR. Alcuni sono semplicemente terrorizzati al solo nome e gli basta quello per non farsi domande. Questa è la costruzione di un mito. Cuore di Tenebra di Joseph Conrad fa proprio questo con il personaggio del signor Kurz. Mitizza una persona di cui tutti conoscono il nome e la mansione, a grandi linee. Esercita un tipo di influenza in cuori e menti delle persone del libro. Terrore e odio, prevalentemente. La stragrande maggioranza dei dettagli che possiamo ricavare su di lui si possono ottenere dalle registrazioni. 17 nastri, che sono in realtà parte delle sue interviste con Ruben Oluwagembe. Ruben è un giornalista freelance. Nato in Nigeria, il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta è encomiabile e mal retribuito. Ai media stranieri non importa delle piccole sporche guerre che si consumano in Africa. Ma lui sì, l'Africa dopo tutto, è casa sua. Ma perché l'Africa? Le armi le vogliono in tutto il mondo. Perché qui? A casa mia. Ogni posto è la casa di qualcuno, bello. Però le guerre non si fermano per questo, non le faccio iniziare io, nemmeno questa. Sono i tuoi amici africani che vogliono ammazzarsi a vicenda. E poi a me che cazzo me ne frega di casa tua? Non gliene frega a nessuno, vuoi che me ne vada da un'altra parte? Allora anche a te non te ne frega un cazzo della casa di qualcun altro. E se era casa tua? Casa mia è la guerra. È una delle poche facce amiche che si vedono nel corso del viaggio. Consegnargli le 17 cassette sarebbe dovuto essere classificato come obiettivo secondario, a maggior ragione perché sul suo sito c'è chiaramente scritto che gli sono state riportate tutte, e a una sola settimana dall'incontro col giocatore, il 29 ottobre 2008. Un'inconsistenza che grava sul realismo, anche perché si può decidere di far passare il tempo a piacimento, dormendo nei rifugi, gli stessi dove possiamo trovare o dove ci raggiungono gli amici, altri mercenari come noi. Quando si sceglie un personaggio per cominciare a giocare, gli altri 8 verranno inseriti in modo casuale all'interno di missioni o eventi nel gioco. Sono sempre gli stessi mercenari, ma si trovano sempre impelagati nelle situazioni più disparate e disperate. Eccetto alcuni di quelli scriptati, compreso quello del tutorial, gli altri si trovano quasi sempre proseguendo con le missioni della storia. La guardia del quartier generale dell'UFLL o della PR metterà via il telefono e ci dirà dove andare a liberare un mercenario che è stato fatto prigioniero. E così ci saremo fatti un nuovo amico, o amica. Esistono infatti 3 mercenarie, non giocabili. Flora Guillen, Michelle Dars e Nasrin Davar. Dei 2 amici che compaiono nel menu di pausa, uno sarà il miglior amico, quello che può dare un modo diverso di risolvere le missioni che segnano le fazioni in guerra. È sempre un compito che allunga la missione e quasi sempre si può incontrare l'amico in questione alla fine, dopo che avrà fatto fare dei compiti aggiuntivi. Darsi la pena di fare questa missione ha un effetto pratico. Ogni missione completata con gli amici farà avanzare di grado i rifugi di tutto il mondo di gioco, in modo che possano ottenere prima un veicolo con una mitragliatrice montata, poi anche un piccolo medikit, poi anche rifornimenti di munizioni, esplosivi e carburante. Soluzioni che alleviano il peso dell'esperienza. Rischio aggiuntivo, ricompensa aggiuntiva. L'altro amico invece può essere pronto al salvataggio. Quando la vita scende a zero non ci sarà il game over e l'amico pronto al salvataggio verrà effettivamente a tirarci fuori dai guai, magari uccidendo anche dei cattivi nel frattempo e dandoci la sua pistola per poterci difendere. Per ricaricare questa opportunità occorrerà trovarlo in un rifugio già sbloccato o dormire in uno di essi per ritrovarcelo alla porta, pronto a prestare ancora il suo aiuto. Bisogna menzionare che in qualunque occasione in cui ci si trova nell'open world, dunque ogni momento in cui si possono tirare fuori le armi, qualunque pericolo per noi sarà un pericolo anche per loro, noi stessi inclusi. Abbiamo la possibilità di ucciderli, infatti. Quest'atto non ha assolutamente funzione. Non aumenta la reputazione, non fa voltare le spalle agli altri amici, non ci fa sbloccare la loro arma nelle armerie. È puro nichilismo, il gioco lo avverte come tale. Quando un amico è ferito e va a terra possiamo salvarlo, in questo caso bisognerà usare delle nostre siringhe, ma a volte può non bastare. Se il danno è troppo grave, usare troppe siringhe ci lascerà con un portasiringhe più leggero e un amico morto di overdose. Ucciderlo direttamente, come a volte suggerirà lui stesso, è rapido e vuoto e con solo una puntina di pathos. Basterà guardare dall'altra parte ed esplodere il colpo. Quando ci sono missioni disponibili al bar, il luogo di ritrovo di Ruben e dei mercenari, di solito si tratta di vere e proprie fetch quest da fare per un amico. La ricompensa, in questo caso, è una ragguardevole pila di niente. Per parafrasare Ruben, l'unica cosa che possono offrirti in cambio è la loro inutile amicizia. Si tratta di missioni che vanno comunque ai danni di qualcuno, spesso a PR o FLL, o entrambe, ma non c'è assolutamente beneficio nel farle. Oppure c'è e io non lo so, ditemelo voi. Non c'è buono o cattivo, o la consapevolezza che si sta facendo la cosa giusta. Facile pensare che i nazisti o gli alieni invasori sono cattivi e quindi tu sei il buono perché li elimini. Far Cry 2 non ha questo facile doppio pesismo. Le due fazioni in guerra hanno entrambe luce e ombre, ma è più facile trovare in loro molta più oscurità che altro. La PR, Alliance for Popular Resistance, è composta da persone non appartenenti allo stato del gioco. Un'unione politica di altri stati africani che per anni ha tentato di mettere le mani sullo stato in cui è ambientato Far Cry 2, per tentare di unificare tutta l'Africa, e nel 98 ci è riuscita. Ad opporsi alla PR dal 2005 c'è la UFLL, United Front for Liberation and Labor.
che mostra legami occidentali mal celati, ma si compone per la maggior parte di abitanti autoctoni. La guerra che si danno Oliver Tambos e Addie Bantue non ha mai avuto epilogo, e forse la morte dello sciacallo fermerà solo per un po' il conflitto. Ma in verità non c'è davvero soluzione. Benché la PR sembri più allineata a destra nello spettro politico e l'UFLL a sinistra, sono facce della stessa medaglia, sia per il giocatore che prende indistintamente ordini da entrambi in cambio di diamanti, sia per la vicenda e il suo uso nel mondo del gioco. Non c'è differenza nelle modalità e quantità di pagamento, né nel tipo di sotterfugi che commissionano per minare l'altra fazione, né nel modo in cui si rapportano col giocatore, né nella quantità e scopo dei rispettivi luogotenenti e secondi in comando. Entrambe le fazioni sono classificate come nemiche. Lavorare per loro è solo un mezzo per giungere a un fine, perché la speranza è quella di riuscire a risalire lo sciacallo. Ma nel farlo, ironicamente, si fomenta lo stesso sporco giro che si trova sotto al semplice spendere diamanti per comprare le armi. Lavorare per APR o FLL li legittima a pagarti in diamanti, ad assoldarti, per mandarci di mezzo sempre loro. I veri sconfitti di ogni scontro delle fazioni sono i civili, vissuti letteralmente in stato di cattività da quando l'UFLL si è fatta avanti per combattere l'APR. Chi non è riuscito a scappare prima deve trovare un modo per scappare adesso. La missione rasenta l'impossibile per via dei confini completamente bloccati dalle fazioni e dai confini geografici, delineati da invalicabili montagne o interrotti da sconfinati deserti. Ogni tanto partono degli aerei, ma salire a bordo richiede un modo di identificarsi come profughi di una guerra di cui nessuno sa nulla. A questa gente serve in sostanza un passaporto e dobbiamo essere noi a fornirglielo. Ma noi siamo un mercenario, non facciamo la carità. Disgraziatamente, queste persone hanno un tipo di moneta di scambio che serve molto a noi in particolare. Pillole per la malaria, per tenerla a bada. Quando le pillole stanno per finire, compare l'attivatore delle missioni di approvvigionamento presso la chiesa di Pala, alle Boasaco, o presso la clinica di Bowaseco. Padre Maliglia, un prete di confessione cristiana cattolica, o il dottor Obua, l'unico medico rimasto nello Stato, ci consegneranno dei passaporti da portare ai profughi, che dovremo prima raggiungere un'altra delle vaste traversate nel mondo di gioco, e poi liberare a suon di proiettili da una delle due fazioni che li tiene prigionieri. Gli attivisti indipendenti, questo è il loro nome, sono contattabili solo quando ne avremo bisogno noi. Un ennesimo reminder che noi non stiamo qui per fare la carità, o per fare la cosa giusta. Facciamo quel che facciamo solo perché ci serve. Uccidiamo perché ne va della nostra vita. Distruggiamo perché è l'unico modo per arrivare dove dobbiamo arrivare. E aiutiamo solo in cambio di qualcosa. Non c'erano molte ragioni al tempo per preferire un'esperienza ardua, ostica o priva di significato apparente come Far Cry 2. Un hardcore gamer forse la preferirebbe tuttora ad altri FPS moderni, primi fra tutti i successivi titoli della serie. Ma come menzionavo in questo video sull'importanza di evolvere o involvere una formula, non sono i giocatori hardcore che tirano. Un survival horror come Metro è comunque portato in alto da un'ottima esperienza survival non eccessiva e da una bella storia da risposta direttamente dai libri di Dmitry Glukhovsky. Facendo un raffronto, Far Cry 2 sarebbe preferibile solo per chi non vuole avere troppo survival o a cui non pesa passare per gli stessi luoghi in continuazione, o a cui non importa granché della storia. Quando uscì nel 2008, le ragioni per preferire Bioshock, Stalker o Call of Duty erano molte di più. Anziché arrovellarsi per capire una storia di sottofondo, si poteva prendere Bioshock e farsela raccontare dal gioco stesso, dagli ambienti, dai dialoghi opzionali e non opzionali. Anziché dover passare per missioni secondarie, cicliche, ripetitive e cambiare armi in continuazione, si poteva giocare a Stalker, il cui sistema di loot e di compravendita è molto più consono. Anziché stare dietro a uno shooting legnoso, c'era pronto Call of Duty con il suo gameplay più orientato alla soddisfazione che all'impegno a breve e lungo termine. Nonostante tutto questo, le recensioni per Far Cry 2 erano comunque molto buone, e dopo soli 3 mesi aveva venduto quasi 3 milioni di copie. Un numero tutto sommato buono, sapendo che il primo Far Cry, limitato, se vogliamo, soprattutto dalla sua esclusività su PC e dai suoi requisiti meno accessibili, aveva venduto molto di meno. Ma comunque un numero che non gli ha mai fatto fare breccia nei videogiochi come altre opere uscite in quegli anni anche della stessa Ubisoft. Primo fra tutti, Assassin's Creed del 2007. Apprezzatissimo, nonostante le criticità. L'ombra in cui si è trovato da quel momento in avanti, svanito l'effetto novità, è perdurata fino oltre il 2012, l'anno in cui è uscito Far Cry 3. Un gioco estremamente diverso, che andava a riscrivere i paradigmi dell'avventura FPS open world, abbattendo entrambi i pilastri su cui ha edificato Far Cry 2. L'elementistica soft survival, come la chiamo spesso, è completamente svanita, e con essa il game design crudo legato all'estetica. Al contempo, la storia di Far Cry 3 è ben delineata e raccontata tramite frequenti dialoghi e cutscene, mentre il resto dell'esperienza, ben lungi dalla normalità, è solo parte del setting, non dell'esperienza ludica. È dissonanza ludonarrativa. Sei un 25enne a cui viene fatto un tatuaggio mistico, ripudi la violenza e ti tremano le mani quando il tuo istinto di sopravvivenza ti porta a commettere il tuo primo omicidio. Ma mezz'ora dopo sei nella giungla che ammazza animali e pirati, spari come un militare addestrato, lanci coltelli e granate ad altri esseri umani. Far Cry 3 ti fa fare cose che non potresti fare nella vita reale. Far Cry 2 ti fa fare cose che non augureresti a nessuno. Il divertimento derivato dal gameplay loop di Far Cry 3 è dovuto al fatto che viene conferito potere al giocatore. Cacciare un animale non è mai così pericoloso se puoi portarti dietro 12 granate e 6 razzi per un RPG, e riempire qualunque
qualunque cosa si muova di centinaia di proiettili di un Vector, senza che nessun'arma faccia mai le bizze con la soddisfazione di prenderti pure la pelle di quell'animale che fino a 2 secondi prima credeva di poterti usare per saziarsi. Liberare un accampamento di pirati è più facile se puoi piovere in testa ai nemici rendendo spettacolare un atto crudele come un omicidio, ancora di più se ricevi più punti esperienza uccidendo in modo più creativo. Quello di Far Cry 2 non è divertimento attraverso azione, cosa che invece viene rappresentata di norma nei videogiochi, Far Cry 3 e successivi inclusi. È un'esperienza cruda, che non mira al divertimento alla scoperta di un mistero o di varie sottotrame. C'è solo nichilismo, sopravvivenza del più adatto e milioni di anni di evoluzione. Far Cry 2 è la periferia di un'opera darwiniana, Far Cry 3 è l'avvicinamento alla psicologia di Freud. Quando si parlava di Far Cry 3 si diceva sempre di essere sollevati per il fatto che non bisognasse più preoccuparsi della malaria, che non c'erano più armi che si inceppavano, che c'erano effettivamente personaggi importanti con la loro magnetica presenza a schermo, ma soprattutto che era interessante e proprio divertente. Parole troppo significative per essere ignorate. La voce si diffondeva con una risonanza senza precedenti per la serie, aiutata dal filmato mostrato alle 3 del 2011 che aveva tutto. Una motivazione, un gameplay non incatenato al realismo, un personaggio protagonista che parla e ha dei sentimenti, shooting convincente. Aggiungete la nozione che non serviva aver giocato nessuno dei precedenti Far Cry per potersi approcciare al 3 e avete creato il miglior motivo per guardare con diffidenza al capitolo precedente. Il peso degli anni di Far Cry 2 sembrava più pesante prima rispetto a dopo la cementificazione di Far Cry tra i brand mainstream. È paradossale. Prima il distacco fra i due capitoli era molto più significativo, ma non per via del motore grafico. Le differenze fra i due sono abbastanza perché sembrano due brand distinti. Togli la malaria e le armi difettose da Far Cry 2 e forse si comincerà a intravedere un Far Cry 3 alla fine del tunnel, ancora di più se modifichi la storia perché sia più comprensibile, e lo sciacallo meno criptico. La diatesi attiva dell'open world e tutte le meccaniche di Far Cry 3, in buona misura derivate dal successo delle medesime meccaniche di Assassin's Creed, hanno creato la mistura perfetta di FPS open world narrativo. Il successo che ne è derivato non accenna a fermarsi né a dare ad Ubisoft motivo di allontanarsene. Ogni Far Cry successivo al 3 ha ricevuto le stesse critiche, infatti, da stampa e giocatori all'unisono. More of the same, motore grafico vecchio, riciclo di asset, animazioni e meccaniche. Poca novità a differenziare un titolo dall'altro, se non il numero e l'ambientazione. Inconsistenza fatta a giudizio, ma innegabile. Per capire come sono, quale più, quale meno, a grandi linee, Far Cry 4, Primal, 5, New Dawn e 6, basterà guardare a Far Cry 3. Quei numeri sempre più elevati hanno fatto fare più di qualche domanda ai fan. Perché nessuno parla di Far Cry 1 e 2? È perché sono diversi dai Far Cry di adesso? È proprio quello che ci voleva. Uno shooter open world, ma non mainstream, e diverso da quelli nuovi. Trovare la novità nel passato, senza stare ad aspettare il futuro. Ironico, come si è suggerito anche dal trailer di Far Cry 4. In questi periodi di incertezza, dovrai scavare nel passato per trovare una guida. Far Cry 2 è stato riscoperto da una frangia di appassionati in espansione. Più aumentano i fan, più aumentano i fan che vogliono qualcosa di nuovo, più aumentano quelli che guardano al passato. Il Far Cry killer che Ubisoft non tende a proporre con i successivi capitoli e che altre software house non concepiscono, è in realtà sempre stato Far Cry 2. Il passo successivo a diversificare il franchise in realtà è un passo indietro. Il grande incompreso di questa serie è stato riscoperto ampiamente ed è andato incontro a una vera e propria ascesa. Tra i motivi principali vi è il suo antico nemico, i Far Cry successivi, colpevoli di aver abbandonato lo shock, le radici realistiche e la cura nei dettagli, lasciata così in disparte. Non c'è video confronto in cui non si tessono lodi del primo Dune e dove non si detesti l'ultimo. Non c'è sezione commenti o d'opinionista che non si soffermi sul fuoco e non lo levi a personalità, quando nei successivi Far Cry era più che altro un comic relief, un personaggio secondario, che spezza dalla narrazione il gameplay violento. Lo stesso gameplay tacitamente imbastardito fino ad essere poco più che motivo di vendita. Uno spunto di riflessione. In ogni caso in descrizione ci sarà un articolo di Alex Battaglia, uno dei nomi più importanti di Digital Foundry, che al tempo era intervenuto sull'argomento Far Cry 2 contro Far Cry 5. La ricerca ossessiva di una profondità metanarrativa o filosofica nei videogiochi è un fenomeno a cui Far Cry 2 è passato inosservato. A dirla tutta, il velo sotto cui si nasconde il suo sottotesto antropologico, letterario, non è tanto un velo quanto una coperta che non permette di vedere delle immagini attraverso di essa, ma solo le forme esterne. All'esterno Far Cry 2 è uno sparatutto, per quanto con del fuoco realistico, che sembra volere l'azione, ma la impedisce lui stesso con degli artifici che negli sparatutto normali non ci sono, e per buone ragioni. Sotto la coperta, o 10 strati di velo che dir si voglia, c'è un dialogo sulla natura dell'uomo, la sopravvivenza, cosa e quanto devono fare le mani per essere finalmente definite sporche, e se importa che la coscienza diventi altrettanto sporca. Lato gameplay, l'elementistica survival non è stata incisiva nel conferirgli una definizione in tal senso. Sarebbe stato molto più sensato a quel punto inserire delle vere e proprie statistiche con gradi di avanzamento diversi della malaria e del sonno, magari avere un consumabile che permette di rallentare la degradazione di un'arma, da usare con moderazione.
avere diversi stadi di ferite da medicare. Evidentemente sarebbe stato lontano dal target e forse anche dal budget. Ma tutte queste ipotesi sul passato in realtà non sono altro che una predisposizione a lanciarle sul futuro. Da un po' di tempo, una frangia di appassionati cerca di spingere affinché venga sviluppato un vero e proprio remake per Far Cry 2, che gli aggiunga nuove meccaniche ed affini il suo scopo per modernizzarlo là dove serve, lasciando intatta l'immersione, toccando, almeno, le corde del survival, per comporre una sonorità ancora più profonda. Ma non è argomento di questo video. Anche se molte delle caratteristiche di Far Cry 2 non si sono più ripresentate e altre sono evolute o fuse in nome dell'accessibilità o della facilità e rapidità d'esecuzione, possiamo dire che senza Far Cry 2 non si sarebbe riusciti a passare direttamente a ciò che è adesso Far Cry 3. Bisogna considerare anche che una contaminazione ha avuto un ruolo pivotale nella concezione e nell'evoluzione del brand Far Cry dopo il suo secondo capitolo. È stata la contaminazione di Assassin's Creed. Meccaniche relative a come viene vissuto l'open world, come la scalata e la sincronizzazione di un punto sopraelevato e la liberazione di una porzione di mappa dall'influenza nemica, sono state tradotte nella scalata e disattivazione di un disturbatore all'altore radio e la liberazione permanente degli avamposti. I luoghi di interesse e rifugi di Far Cry 2, in sostanza, vengono uniti nella definizione di avamposto dal 3 in poi. Luoghi pieni di nemici che, una volta eliminati, sbloccano un punto sicuro dove trovare i propri alleati, anche se i Rakiat non ti tirano fuori dai guai, né forniscono metodi alternativi di completare le missioni, ma impediranno ai nemici di farsi vedere in quella specifica porzione di mappa liberata dalla loro influenza, grazie alla conquista dell'avamposto. Un modo sicuramente semplificato per evitare di creare nemici che spawnano all'infinito, problema di cui si è sempre discusso nel capitolo precedente. Nei rifugi di Far Cry 2 ci sono anche dei potenziamenti che, una volta acquistati nelle armerie, permettono di posizionare in delle casse delle armi di riserva a nostra scelta, che si trasferiranno virtualmente in ogni rifugio e armeria che visitiamo. In Far Cry 3, in ogni rifugio c'è direttamente un negozio, pertanto il concetto di armeria come punto di interesse è svanito, in favore di una maggiore accessibilità, e l'ottenimento di armi non è più legato esclusivamente a una missione secondaria, bensì alla quantità di torri scalate, attività che non richiede l'attivazione di una missione secondaria, che bisogna tassativamente portare a termine pena l'impossibilità di attivarne un'altra, ma semplicemente un breve puzzle platform che non è mai una perdita di tempo, oppure un costo in dollari americani sempre accessibile frenato solo dalla grandezza del portafoglio. Gli slot per le armi prefissati, quello dedicato all'arma secondaria, principale e speciale e quello unico per il macete, sono stati poi riportati alla loro versione in Far Cry 1. In ogni slot puoi mettere quello che vuoi, cosa che da Far Cry 4 è lievemente mutata nel forzare almeno uno slot, quello per l'arma che si tiene con una mano sola, mutuato dalla novità che rappresentava poter sparare mentre si è alla guida di un veicolo. La quantità di munizioni trasportabili divisa per tipo, così come gli esplosivi, le granate e le molotov, ma anche le siringhe trasportate, si poteva ampliare sempre con la spesa in diamanti grezzi, e il valore iniziale era determinato dalla difficoltà che si sceglieva. Mentre con Far Cry 3 successivi, le borse più capienti, create con la pelle degli animali, valgono per più tipi di munizioni insieme e non richiedono un costo in denaro, ma spingono a esplorare ancora di più il mondo di gioco. Far Cry 2, in sostanza, appare la quintessenza della credine a chi ha giocato solo i suoi successori, e appare al contempo la rappresentazione più genuina di una traduzione semi-survival open world, in grado di raccontare un sentimento ludonarrativamente coerente per i giocatori hardcore. Uso quell'espressione non a caso. Clint Hawking ha coniato il termine dissonanza ludonarrativa per parlare di giochi che hanno nella realizzazione del loro gameplay la contraddizione di ciò che vogliono raccontare. Grand Theft Auto ti mette nei panni di un criminale, una persona che per ragioni di trama o per pur libertà di gameplay falcia decine, centinaia, migliaia di persone, ma ha dei sentimenti. E il gioco ti spinge ad empatizzare con lui, considerarlo il buono. Assassin's Creed rende ben chiaro fin dal suo inizio che il primo principio del credo è non uccidere gli innocenti. Ma il gioco non ti punisce davvero se uccidi un civile a sangue freddo. Non vieni declassato, la missione non fallisce. C'è solo un cooldown, il che significa che puoi uccidere chi ti pare, basta farlo con un minimo di intervallo tra gli omicidi. Anche le guardie cittadine possono essere uccise senza rimorso, nonostante siano a tutti gli effetti innocenti. Fantastico come proprio Far Cry 3 cada in questa trappola, ma riesca a rendere la sua inconsistenza ludonarrativa uno dei suoi punti focali. Far Cry 4 fa delle scelte costante problema prima di vanificare volta dopo volta qualunque fosse il pensiero alla base della scelta effettuata. Non per limiti di programmazione, ma per dare la stessa esperienza a tutti. Alex Hutchinson, il director di Far Cry 4, aveva rivelato su Twitter tempo fa che nei piani iniziali del gioco era prevista la possibilità di riconquistare gli avamposti dati in mano al Sentiero d'Oro per riassegnarli alle forze di Pagan Min, almeno una volta arrivati a un certo punto nel gioco. Possibilità che è stata tagliata perché non c'era abbastanza tempo per realizzarla. Sarebbe stato il vero punto di forza di Far Cry 4. Anche Far Cry 5 non passa inosservata la dissonanza ludonarrativa. Sei un esponente delle forze di polizia, non alzi le mani quando vedi arrestare Joseph Seed, ma proprio quando comincia il gioco, il senso del dovere viene soppiantato da un passaggio al divertimento sfrenato, a base di spara e dimentica che tanto se lo meritano, delle missioni e delle attività secondarie nel mondo.
Per Crisei ti metti nei panni di un rivoluzionario che deve fermare un dittatore sanguinario, ma alla fine non fai mai cose così diverse dalla devastazione che vorresti impedire, e il gioco cerca di infilarci dentro il divertimento a tutti i costi, che non dà mai al tema la serietà che merita. A chi è completamente vergine su di lui, Far Cry 2 giocato oggi resterà figlio del suo tempo. Un gioco di più di 10 anni fa, con un gameplay e una luminosità di fondo che contribuiscono alla percezione di opposto polare che ha rispetto ai suoi successori. Il vecchio stile che animava la sua produzione è complice. Non c'è salvataggio automatico, in modo che la perdita di progressi dopo una morte improvvisa sia un fardello micidiale, un anatema da tenere il più lontano possibile ricordandosi di salvare frequentemente, laddove nella maggior parte dei giochi moderni, Far Cry compresi, è quasi più affidabile il salvataggio automatico. La differenza, chiaramente, sta nell'apprezzamento personale. È difficile che i meccanismi survival e la narrativa silenziosa, o meglio, la narrativa volutamente occultata, spopolino come una storia palese ed interessante e un gameplay privo di componenti in cui mettere necessariamente del pensiero proattivo. A un hardcore gamer piacerà sicuramente di più, ma stiamo comunque parlando di un gioco che oggi può raggiungere una player base più ampia, più curiosa, e che sa benissimo cosa attendersi. A maggior ragione per chi lo paga poco. Far Cry 2 si trova ad appena 10€, 3 quando è in sconto, almeno su PC. Su Xbox One e Series XOS si può scaricare dallo store e giocare in retrocompatibilità, ma ormai non è più così inaccessibile per i suoi requisiti su PC, dopo più di 13 anni. Su computer inoltre si può giocare a 60 fps e si ha accesso alle mod, alcune delle quali alleviano l'esperienza, altre la rendono ancora più tosta, e altre ancora vanno a fare una serie di miglioramenti generali come abilitare l'uccisione furtiva con il macete, rimuovere il filtro marrone che dà eccessiva aria di decadimento e ribilanciare l'economia e l'intelligenza artificiale. Purtroppo la scena del modding di Far Cry 2 non può arrivare ai livelli che ha raggiunto con Far Cry 3, 4 e 5, ma al momento è comunque più florida di quella di, per esempio, Assassin's Creed, che nonostante abbia una fanbase molto più ampia e molti più capitoli su cui operare, non è mai comprensiva di mod più grandi di un reshade o di un trainer. Per tutti questi ed altri motivi auspico un ritorno del modo di intendere il brand Far Cry con il secondo capitolo. Survival, dispersività, pericolo, coerenza, depotenziamento, filosofia. Tutte cose tanto rimodellate da 10 anni a questa parte da rendere irriconoscibile l'appartenenza a una stessa serie. È ora che tornino, se non altro per dimostrare che le potenzialità di Far Cry vanno oltre una tutelare e dei personaggi simpatici. Lato marketing e lato gradimento, una svolta di Far Cry in questa direzione, dunque un'inversione a U, dimostra la possibilità di poter cambiare pur mantenendo in potenza l'identità che la serie ha sempre avuto. Jason Schreier riportava tempo fa che il prossimo Far Cry andrà in una direzione molto diversa rispetto a quella recente, e una larga parte della fanbase ha già impostato le sue aspettative a questo ritorno dello stile di Far Cry 2. Non so quanto di vero ci sia al riguardo, ma a questo punto credo che il modo migliore per far tornare uno stile alla Far Cry 2 sia far tornare direttamente Far Cry 2. E sì, spero che anche questa volta possa rivelarmi profetico, ma in questo caso un po' di più. Laddove serve, un remake può risolvere le criticità dell'originale, lo stealth, il respawn ossessivo dei nemici, l'importanza e la varietà delle missioni secondarie, e magari approfondire anche le fazioni in termini ludici. È come chiedere la luna, me ne rendo conto, ma vi ricordo che Far Cry è già volato fra le stelle. La contaminazione da parte di Assassin's Creed, come la chiamavo prima, artefice principale dello snaturamento ma al contempo dell'incredibile successo di Far Cry 3, può essere presa come un voltare le spalle al modello di open world che aveva appena instaurato Far Cry 2 oppure, di questi tempi, e se l'ipotesi del remake andrà davvero in porto, passare alla storia come ciò che ha ampliato la fanbase di Far Cry, grazie alla quale quella stessa fanbase ampliata è stata introdotta al modello precedente, adattato naturalmente, all'inizio della terza decada del XXI secolo, con i dovuti aggiustamenti dell'eventuale remake. Concludendo, ho riassunto al meglio delle mie capacità la storia, lo sviluppo, la caduta e l'ascesa di Far Cry 2. Un gioco ostico, spietato, che tempra, incuriosisce, spiazza, ancora vivo e infuso di una linfa inesoribile. O almeno spero di essere riuscito a trasmettervi questa sensazione. Le mie speranze, personali e animate da un sentimento di rivalsa espresso a nome di Far Cry 2, le ho delineate e, come menzionavo, potrebbero essere oggetto di un ulteriore video, per cui state sintonizzati e se volete condividete le vostre nei commenti. Ma tornando a noi, anzi, a lui. Ciò che importa in questo momento è che Far Cry 2 venga ricordato come merita, se non per il valore intrinseco dell'opera in sé, per il suo valore fuori di sé. Alla fine vinciamo tutti. Parlarne, diffondere il verbo, dimostrare che un gioco di più di 10 anni fa continua ad appassionare ed essere rilevante, è uno strumento potente. L'interesse è fecondo. Relegarlo solo al passato sarebbe come assegnargli una sterilità immeritata. In potenza, la rappresentazione più pura di Far Cry come brand può ancora compiersi. La memoria del secondo capitolo può essere un faro, e la sua esperienza unica può diventare identificativa e caratterizzante. Alla fine del comunicato di annuncio del remake di Splinter Cell, c'è scritto che questo progetto costruirà una solida base per il futuro di Splinter Cell. Mi chiedo perché non dovrebbe essere lo stesso per altri. Dopotutto, ai remake della trilogia originale di Crash Bandicoot è seguito un sequel dal nome Crash Bandicoot 4.
Sotto forma di hashtag Remake Far Cry 2 c'è più speranza che la voce arrivi a chi di dovere. Io vi ringrazio per essere stati con me finora e vi rinnovo l'invito all'iscrizione e alla condivisione, magari verso qualcuno a cui vorreste far conoscere Far Cry 2. Devo segnalarvi che adesso sono anche su Twitch, per cui non escludo playthrough interi anche con delle mod magari su Far Cry 2. Al momento siamo impegnati in una run su Dark Souls e una su Assassin's Creed Odyssey molto particolari. Tenete d'occhio quando escono le live per non perdervele perché sono veramente forti. Potete unirvi al mio server su Discord in cui ci sono molti canali testuali e canali vocali per la community, incluso anche un canale testuale dedicato esclusivamente a Far Cry. Ogni tanto c'è gente che stream, si fanno anche conversazioni estremamente interessanti. Nella descrizione troverete i link a Twitch e a Discord, ma anche ad altri video che ho menzionato qui dentro e soprattutto al primo cadute o scesa che ho fatto, che non contiene spoiler, proprio come questo e proprio come la stragrande maggioranza dei contenuti che porto, eccetto ovviamente nelle run e nelle serie. Quindi potete vedere praticamente di tutto. Detto questo, vi auguro che le vostre armi non si inceppino mai, e alla prossima!